La cantina sperimentale di Berletta, una storia infinita. Il titolo della mostra fotografica di scena nella città della disfida che vuole raccontare per immagini un passato importante per il territorio. In un clic, momenti di storia, pezzi di un vissuto rilevante che va preservato dall'oblio del dimenticatoio. Un lungo lavoro di recupero alla base che permette così allo spettatore di immergersi nel trascorso della cantina sperimentale per un vero salto nel tempo. Immagini che propongono una storia, che raccontano e catturano un istante. Istituita con decreto ministeriale nel marzo del 1879, la cantina sperimentale di Berletta, raccontata e documentata nella mostra fotografica. Una cantina storica che, ahimè, da qualche mese non esiste più. Quindi abbiamo dato omaggio, abbiamo fatto questo omaggio, diciamo, alla cantina, raccontando la sua storia sino ai giorni nostri attraverso le immagini. Immagini bellissime, immagini anche inedite, perché in definitiva sono state messe a disposizione dalla ditta Fagella, che aveva scoperto un album del 1926 quando è stata realizzata a Berletta la prima fiera. Prima fiera che è stata ideata e organizzata proprio dal direttore della cantina sperimentale. Ho realizzato questa mostra partendo dalle originali che fanno parte di collezioni, soprattutto di collezionisti, e in prevalenza molte immagini sono arrivate dalla famiglia Fagella. Quando arrivano queste foto d'epoca dei primi del Novecento, chiaramente hanno già perso il loro fascino, il loro splendore. E riproducendole dove sta la maestria, soprattutto nel potergli rendere lustro e quindi ridargli un po' di luce di come erano originariamente, quindi riportarle al bianconero naturale.